Librando, libri in volo con Dante Cerati. Anna ed Ettore sono solo due bambini quando si afferma l'ideologia fascista e Alberto Cavanna, nel suo nuovo romanzo Ma forse un Dio, per Cairo Editore, racconta due storie parallele, quella di un figlio di contadini e poi soldato fascista e quella di una bambina e poi donna ebrea, utilizzando un linguaggio ricco, vivo e anche tagliente. Il suo romanzo ci trasporta in quegli anni dove ogni decisione spesso non nasceva da una vera e propria scelta, ma era l'unica via d'uscita che si aveva per sopravvivere. Un saluto da Dante Cerati. Grazie a tutti gli ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Librando che naturalmente vogliamo dedicare al giorno della memoria. Nostro ospite è l'autore Alberto Cavanna, a cui do il benvenuto. Salve a tutti! Alberto, il tuo libro, Ma forse un Dio, ci racconta come le vite di due bambini, poi ragazzi e adulti, vengono influenzate e condizionate dalle loro origini, dalla loro religione e dall'affermarsi dell'ideologia fascista. Come nasce Ma forse un Dio e come mai hai dato questo titolo al tuo libro? Allora, la nascita è stata casuale perché ero andato a trovare un caro amico alle Grazie che si chiama Pietro Ricci, un signore di 80 anni, e lui mi raccontò di aver lavorato da ragazzino su quelle che allora si chiamavano le navi degli ebrei, cioè quelle della cioè Exodus. E da lì mi venne l'idea di raccontare una storia molto a livello locale, quindi con protagonisti della zona della Spezia, quindi della Lunigiana, e quindi si partì. Il titolo è stata una frase di Erodoto, una frase molto bella nella quale mi sono inciampato, che diceva grosso modo: in tempo di pace i figli seppelliscono i padri, ma in tempo di guerra i padri seppelliscono i figli. Forse un Dio volle che queste cose andassero così. Quindi c'era in questa frase un senso dell'ineluttabilità, per questo ho scelto questo titolo. Ettore Sbarra e Anna Della Seta sono due facce della stessa medaglia che ci presenti attraverso la loro quotidianità. Quali sono le analogie e le differenze più evidenti fra i due ragazzini? Beh, le analogie sono il fatto che loro vivono completamente calati nel contesto storico dell'epoca, indottrinante, opprimente, con una propaganda oppressiva, per cui loro vivono il periodo del fascismo, la scuola, quindi lui è un balilla, lei è una piccola italiana, e lo vivono anche con un certo entusiasmo. Le differenze verranno fuori dopo, perché Ettore da balilla diventerà avanguardista e poi andrà volontario in guerra, subirà tutto quel percorso annichilente delle discriminazioni razziali ed entrambi arriveranno al termine prendendo coscienza di quello che è la tragedia della guerra, Ettore come e lei come deportata ad Auschwitz. Alberto, tu hai scelto di raccontare la storia di Anna e di Ettore in parallelo. Come si intrecciano le loro vite e come il loro incontro modificherà i loro destini? Le loro vite corrono inizialmente in quello che era il periodo dove si vedeva l'Italia fascista uscire dalla crisi, dalla crisi economica, ma anche avvicinarsi inevitabilmente verso la guerra. Questi due ragazzi matureranno proprio mentre il contesto lentamente diventa sempre più tragico, scivola nella guerra e poi scivola nella tragedia della guerra civile. Quindi è un percorso di maturazione che viene in un ambito estremamente tragico. E che cosa succede? Succede che li porterà entrambi a non più comportarsi ma semplicemente a reagire, e a reagire in senso buono, perché a un certo punto Ettore salva Anna e dopo Anna salva Ettore. Alberto, come si evolvono la personalità e il carattere di Ettore e Anna? E perché nessuno dei due è all'inizio in grado di raccontare all'altro quello che ha vissuto? Perché al termine di quello che è il percorso discendente, che è per Anna l'uccisione dei genitori nella camera gas, lei stessa sopravvive in un contesto allucinante, che erano quelli dei laboratori dove venivano fatti gli esperimenti sugli esseri umani. Ettore invece entra nella decima mass e vive la parte peggiore della guerra, la guerra civile. Quindi Ettore, pur senza esserne pienamente cosciente né pienamente responsabile, a quelli che sono le parti più crude degli eccidi nazifascisti. Ecco, entrambi toccano il fondo ed entrambi riescono ad emergere. Semplicemente nessuno dei due vuole raccontare all'altro quello che è stato, quello che ha subito, perché lo rifiutano, perché comunque pensano che sia stato un qualcosa che loro non avevano avuto scelta. A quel punto è meglio dimenticare, cercano di andare avanti, ma non ci riusciranno, perché poi alla fine col passato purtroppo il conto parli. Senti Alberto, che ruolo gioca il dialetto nella tua narrazione?
È essenziale perché io la grande storia la vedo nel contesto familiare, e il contesto familiare a quell'epoca si esprimeva in termini dialettali. I ragazzi imparavano l'italiano a scuola, quindi in famiglia Anna sente parlare, parla emiliano, ed Ettore invece usa il dialetto della Lucia. Per me il dialetto è uno strumento importante, perché alla fine certi momenti che sarebbero stati semplicemente tragici si alleggeriscono un pochino e permettono di mantenere un certo distacco ironico fino poi proprio all'arrivare al momento della crudezza. Infatti il registro cambia completamente. Alberto, La Spezia è conosciuta come la porta di Sion. Perché e quale significato assume oggi questa città per molti ebrei? Allora, La Spezia, io questo non lo sapevo, l'ho scoperto giusto studiando, chiamata porta di Sion perché dalla Spezia si movimentò tutta l'operazione Exodus. Il famoso film degli anni 60 ambientava tutta la storia del film a Cipro, mentre invece in realtà venne nel Golfo della Spezia a Portovesme. Il nome porta di Sion venne dato dagli stessi protagonisti delle prime due navi che partirono dal molo dei Pagliani qui nel Golfo, e durante un momento di grande tensione, perché gli inglesi non volevano lasciar partire gli ebrei nella Palestina, che all'epoca era sotto il mandato britannico, quindi sequestrarono le navi in porto, loro attaccarono un grande cartello sopra le navi con scritto Porta di Sion e iniziarono sciopero della fame, vittorioso perché poi alla fine le prime navi furono lasciate partire e dopo seguirono le altre. Alberto, qual è il messaggio che speri di aver trasmesso ai tuoi lettori con Ma forse un Dio? Questa è una bellissima domanda e ti ringrazio di avermela fatta. Esiste un metodo, un qualcosa, una risposta da dare quando il male è così grande al punto da diventare il male assoluto? E la risposta c'è ed è nel libro. E diciamo che è un pochino legata a quella frase iniziale della storia di Anna, che dice Dio conta le lacrime delle donne. Ma però perché non ve lo dico. Tra l'altro hai anche dedicato Le lacrime delle donne il libro, perché proprio all'inizio, alle donne, esatto, alle loro lacrime. E allora io ringrazio Alberto Cavanna di essere stato con noi oggi. Ricordo agli ascoltatori il suo libro Ma forse un Dio, per Cairo Editore. Grazie ancora, Alberto. Salve a tutti.